Buongiorno ragazze, come state? Spero tutto bene. Oggi è domenica, il giorno prima del rientro a scuola. Infatti oggi sono in vena, anche su Instagram vi ho pubblicato un sacco di reels divertentissimi, ce ne sono veramente un sacco sul primo giorno di scuola. Ironia sul fatto che la mamma non fa il tempo ad essere felice per il rientro a scuola dei figli che appunto si ammalano, perché è un continuo. E quindi niente. Allora, ho acceso adesso il video. Perché in diverse tempo fa mi avevate chiesto di farvi vedere come faccio a fare i boccoli con la bellissima e quindi ne approfitto e vi faccio vedere. Allora, io solitamente pinzo il fondo, giro così fino a dove voglio, insomma, solitamente non arrivo mai fino alla base e poi accendo. E finito ciò, li libero. Ecco qua. Adesso l'ho fatto un po' di schifo perché ho lasciato troppa codina, però è veramente semplicissimo. Ve lo faccio rivedere con un. Adesso questo poi lo aggiusto un attimo, ma in realtà basta fare così. Ecco, facciamo solo la codina. Ovviamente scappava perché era super fine, quindi anche per quel motivo per cui l'ho lasciato fuori. Dove la spazzola? Qua. In realtà se ho usato un pettine è un po' più comodo, ma io se non mi complico la vita, non sono contenta. Vi faccio vedere con questa ciocchina un pochino più grande. Anche se non è che ho voglia di farli tutti, però volevo farvi vedere, visto che oggi li sto asciugando con questo e non con il mio megafon. Vediamo un po'. Voilà, cioè veramente semplicissimo e mi trovo bene perché vabbè, poi di solito quando finisco poi vado a testa in giù e faccio shaky shaky. Però vabbè, oggi non lo so se li faccio boccolosi, adesso vedo se ho voglia anche perché non sono super lisci sopra, quindi non lo so, devo vedere un attimo. Però ci tenevo a farvi vedere come si fa, è veramente facile. Stavo facendo i capelli, ma quel disgraziato di Ricky mi ha mandato un audio bellissimo con Ale e quindi mi è presa la lacrima. E così. Che pizza! Ci vuole tempo. Ci vuole tanto tempo, secondo me tanto. Comunque, alla fine niente, ho deciso che li farò i boccolini, ma solo proprio in fondo, nelle lunghezzine, così fino qua, tipo qua, giusto poco poco, però prima li stiro un pochettino perché non mi piace tanto qua, troppo voluminoso, con i capelli mossi, non lo so, un po' crespino qua. Quindi ho acceso la piastra ed ho giusto una passata qua sopra. Perché nel sotto è anche un bene che siano un pochettino meno lisci perché prende meglio. Quindi do una passata molto veloce. Però così, anche se si dovessero smontare, perché ragazze non durano tantissimo, fatti con la bellissima, vi dico la verità, specie se li avete tanto lunghi come i miei, sono molto pesanti. I miei capelli non sono fini, sono belli strong, belli corposi e quindi anche pesante il mio capello, quindi il boccolo tende ad allungarsi e dopo un po' si smoscia, quindi ci metto un pochino di lacca poi, ma non durano tanto. E quindi
E quindi niente, comunque Riccardo e Ale hanno detto che hanno fatto la preghierina perché hanno fatto fare la passeggiata lungannale, c'è una Madonnina per strada molto molto bella, poi magari vi porterò a vederla con una vista montagne meravigliosa e quindi hanno detto una preghierina a mia nonna. Vado a finire, che è meglio, va ragazzi. Capelli fatti, ma sì, dai, un po' diversi dal solito. Sono rimasti ancora un po' gonfi, devo stirarli un po' di più, però vabbè, tanto poi dormendoci su si appiattiscono. Pokémon Go. Per un giorno. No, quelle scherzi a parte. E infatti non lo scherzo. Ah, ecco. Glielo dico 200 volte di non fare sta cosa, perché sennò, ecco. Perché se cade, ci sono già gli avvoltoi pronti. Uno e due. Papi, sei bravissima! È riuscita finora, adesso che lei riprendeva non andava. Esatto. Papà Pig. Allora, ora hai rimortacci che ora è tardi. Ma che merenda, non è? Ma perché abbiamo fatto colazione tardissimo. Oggi ce la siamo presa molto con calma, già, ragazze, perché è domenica. Kentame. E domani è i il primo vanno a scuola. Andiamo bene, andiamo bene. Dai! E in tutto ciò abbiamo già. Questa la spedisco a scuola! Ancora? Si deve staccare bene. Non muovere così tanto, che i neuroni poi mischini vanno a sbattere a destra e a sinistra. Sono già andati i miei neuroni. Come li vuoi? Non lo so, tu come te la fai? Io mi faccio, è già detto così. Il salame di prosciutto va a dieta. Tutta roba dietetica. Con... No, vabbè, faccio anche un po' il bravo. Non lo so se mi spi... No, io vado di mortazza. Tu hai mortazza, insalata e pomodoro? Sì. Così ci mettiamo anche un po' di verdura, facciamo finta che sia salutare. Pomodoro o pomodorino, cosa preferisci? No, pomodoro, perché il pomodorino mi sguiscia. Puccia. Mi sguizza ovunque.
sfuggevole. E comunque, comunque tra un po' la pacchia finisce, ragazze, perché qua stiamo un attimino ritornando alle origini. No, anche perché un po' l'estate, un po', vi dico la verità, dopo questa brutta notizia io proprio me ne sto fregando altamente, peggio di prima, cioè proprio mangio a dismisura, ma passerà, ragazze, sono quegli attimi un attimino così, però bisogna reagire e quindi adesso sicuramente stavo pensando direttamente o inizio settimana o settimana prossima, è tempo di finire alcune cose e... Sì. Sembra antipatico e stronzo, ma vi assicuro non lo che sono di più. Che fuori dalle telecamere è tanto dolce. Tutta apparenza, apparenza inganna. Vero amore? No. No, mm-hmm. Accenderò la videocamera a sgamo prima o poi, non mi preoccupate. Sì, sì, ma smetti. Vabbè, allora io sì, mortadella, occhio pomodoro alla piada. Devo spegnere o devo girarla? Dai, girala. No, no, io non riesco. Cioè, io evito proprio. Questo è tuo perché è più secca. A me secca non piace, a me piace molto. Com'è? Secco! Pa 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 parabara, pa pa parabara. Riccardo mi ha detto di inquadrare il risultato. Ma non si fa così! Il risultato perfetto di questa piadina, ovviamente già morsicata. Perdona. Adesso vi faccio vedere anche quella di Bubi. Nella savana, ecco, perché ho due. Ma guardate pure la cola. Pure la Coca-Cola. Cioè, guardate, è nerissima. Beh, perché, sì. Perché la Coca-Cola è nera. Buon appetito! Buon appetito. Ma se l'ha già visto! Si chiama campanella, si chiama, no? Perché se la mette faccia in giù sembra una campana e fa din don dang. Grazie, grazie. Te l'ha preso Bubi. Grazie amore. Anche a te papà. Grazie papà. Prego. Ragazzi, pensate che io ho delle ciabattine. Ma le hanno già viste quando le abbiamo comprate. E guardate fuori. Quello è il timbrino per mettere i nomi sui vestiti, così le maestre li riconoscono quando sono tuoi. Mamma, dai, facciamo. Ale, un attimo. Un attimo. Però domani... Le maestre dicevano che volevano portarvi in giardino, quindi non penso che le userai, però le iniziamo a portare a scuola, ok? Poi appena le maestre mandano la lista a mamma delle cosine che deve comprare, mamma e papà te le comprano. Allora direi... Ragazzi, guardate questo, sono guardando delle... dove posso timbrarle il nome senza rovinarle. Mamma, prendiamo un piede e proviamole. No, le abbiamo già provate, Ale. Ma va bene. Ma va bene niente. Aspetta un attimo, vediamo se questo... Non toccarlo perché ti macchi. Davvero? Eh sì. Vediamo se qua... Alessandra! Voilà. Alessandra F e poi c'è ci sono i cuoricini e la... Non toccare che ti macchi, Ale. Lascialo asciugare, non toccare. Allora, ti aiuto, ti aiuto. Vediamo come viene. Elettrizzata. Questo è così. Voilà. Così hai il tuo marchio. Mamma, allora. E sanno che sono tue. Una cosa di cosa, come si fa, come si chiede, non è una cosa per disegnare, ma una cosa per timbrare nei vestiti, oppure scegliete voi nei vestiti oppure nelle scarpe.
Adesso faccio un video. È una cosa. Ragazzi. Lei se la canta e se la suona da sola. Ah, mi sta mandando via, capito? Il canale è mio comunque, signorina. Sì, ma vai un attimo via. Sì. Ragazzi, pensate che papà è un po' impegnato perché si sta riposando. E quindi... È impegnato perché si sta riposando. Quando uno è impegnato non è per riposare. Mi piace essere così impegnato. Esatto. Ragazzi... Mi impegno tutta la vita allora. Ah, sì. Non disturbare la youtuber, per favore. E poi... Io non disturbo niente nessuno. Hai parlato già. Ragazzi, dicevo che porta a mano anche l'altra. Non si vede. Non si vede. Comunque anch'io cambio la borsa. Torno alla borsetta della scuola. Ah, penso che anche tu cambi la borsa. Dai, via. Vai via. Mi manda via. Ma come vai via? Male. Ma solo un attimo. Un attimo che dura 40 minuti. Allora, guardate questo. È un tipo di... Di cosa che... Sì, non... completamente. Vabbè, visto che ci stai mettendo troppo a esprimere questo concetto, boing! Ecco! Ah, ragazzi, allora stavo dicendo... Stavo... È la lotta! La lotta all'ultimo sangue! Chi volete che fa il video? A, Robertina, B, Citrullina! Sì, Riccardo, vince A, vince A, hanno votato A, amore, mi spiace, vogliono me. Allora, dai, fammi soltare la borsa che poi arriva Fede. Ragazzi, allora, questo è un tipo di timbrino perché non è fatto di proprio di timbrino, ma è un timbrino importantissimo. L'ha pagato mamma perché... Che novità, no, scherzo. Ragazze, noi stiamo per andare a dormire, non so cosa sia uscito di questo video, ultimamente lo dico molto spesso e devo imparare a cianciare un po' di più, mi rendo conto, però così migliorerò. E niente, domani giornata super speciale, stasera ci siamo visti Yes Man, e sempre carino, poi io i film di Jim Carrey li amo, proprio li adoro, e niente, domani giorno speciale, primo giorno delle medie di Fede, insomma, quindi tanta emozione, e anche Ale euforica di tornare a scuola, abbiamo già preparato gli zainetti, anche io ho cambiato, ho tolto la borsa e ho messo lo zainetto, perché per portarli a scuola a volte lo trovo un po' più pratico, vediamo, finché non mi stufo, vediamo, però in questi giorni vorrei tirar fuori anche la borsa, quella di Calvin Klein, quella autunnale che avevo preso quest'estate, e non vedo l'ora di usarla sinceramente, quindi per un po' tengo lo zainetto, poi appena inizia un po' più l'autunno, perché devo essere ispirata, essendo marroncina lucida la tiro fuori poi tra una o due settimane, e quindi per ora insomma tengo lo zainetto e basta. Io vi mando un bacione, ci vediamo domani, ovviamente vloggerò, vi dirò un po' le mie prime impressioni, la scuola, tutto, e a domani.